Allora, io sono Roberta Pica, sono ingegnere chimico, lavoro per la Lion del Basello, in particolare per il sito di Ferrara ormai dal 2006 e al momento ricopro il ruolo di responsabile degli impianti pilota, polimeri e catalizzatori all'interno del Centro Ricerche di Ferrara. Lo scopo della presentazione di stasera, che poi è la replica di quella di stamattina, è quello di dare delle indicazioni, dei concetti. Far conoscere la Lion del Basello nel mondo, poi in Italia, in particolare dare poi qualche dettaglio in più sul sito di Ferrara. La presentazione si conclude con un paio di slide relative ai programmi di recruitment attualmente in essere che riguardano essenzialmente il sito di Ferrara. Allora, chi è la Lion del Basello? Essendo una realtà locale, immagino che voi sappiate cosa facciamo. Però la nostra presentazione parte con questa slide abbastanza esaustiva che indica in blu tutti i paesi nei quali i prodotti della Lion del Basel vengono venduti. Lion del Basel è leader nella produzione del polipropilene, i prodotti della Lion del Basel vengono venduti in più di 100 paesi al mondo e l'azienda ha delle joint venture con 24 paesi. Prima di entrare nel dettaglio di quelli che sono gli ambiti in cui la Lion del Basel è impegnata, una slide che probabilmente è più dirà poco, ma è solo per rimarcare quello che è un concetto fondamentale della nostra azienda, che è quello dell'ambito della sicurezza. È un'azienda chimica fortemente focalizzata su tutto quello che è la sicurezza delle persone, ma anche sicurezza in termini di tecnologia. Dove è impegnata la Lion del Basel? Questi sono i cinque campi di applicazione, i cinque campi in cui la Lion del Basel è presente. Sicuramente nell'ambito dei chemicals, la Lion del Basel produce fluidi per automotive, ma produce anche alcuni componenti, per esempio degli adesivi, le colle a caldo, una parte delle quali è un materiale polimerico. Produce polimeri, quindi la plastica fortemente conosciuta, utilizzata in diversi ambiti, dall'automotive al packaging al piping. Nell'ambito dei polimeri c'è poi una branca particolare chiamata Advanced Polymers, sono essenzialmente poliolefine utilizzate in dei campi di applicazione molto di nicchia, come per esempio il roofing, che è il rivestimento superiore dei tetti. In America la Lion del Basel ha una raffineria, quindi siamo presenti nel campo dei fuels e ovviamente non per ultimo il campo delle tecnologie. Uno degli aspetti predominanti della Lion del Basel è lo sviluppo di nuove tecnologie e la vendita, la licenza delle nostre tecnologie per la produzione di materiali di poliolefine a terzi. I nostri prodotti hanno applicazioni differenti, alcuni li abbiamo appena detti, quindi solo per ricapitolare, passiamo dall'automotive al piping, per esempio i tubi per la distribuzione dell'acqua, sicuramente molto presenti nell'ambito del packaging alimentare, presenti nell'ambito dell'agricoltura e un argomento che in questo periodo, causa emergenza Covid, è molto sentito e molto presente, i prodotti della Lion del Basel sono ovviamente utilizzati anche nel campo del sanitario, immaginate tutto quello che è l'usa e getta, dalla mascherina al camice. Sicuramente la Lion del Basel ha avuto una storia complicata in termini di merging, di fusioni fra diverse aziende, ed è stata però oggetto di continui sviluppi tecnologici. Il tutto nasce da Giulio Natta, a cui il nostro centro ricerche è dedicato, premio Nobel per la chimica nel 1963. Ovviamente dal 63 ad oggi ci sono state continue evoluzioni. Questa slide vuole rappresentare quello che è la combinazione, diciamo, per la Lion del Basel, la combinazione nell'ambito dei polimeri, che poi è il mondo della Lion del Basel a Ferrara, quella che è la combinazione fra lo sviluppo tecnologico sui catalizzatori, che però non è sufficiente da solo, è necessario sempre affiancare uno sviluppo tecnologico proprio in termini di ferro, quindi di impianti sempre più performanti. Si parte dal 1982 quando viene sviluppata la prima tecnologia per la produzione di polipropilene, lo Sferipol, considerata adesso benchmark
tra le tecnologie per la produzione di questa poliolefine, fino ad arrivare all'ultimissima tecnologia nata per la produzione di polipropilene nel 2002, lo Spherizon, passando per il Cataloi, anche questa tecnologia utilizzata per la produzione di polipropilene di nicchia, per arrivare poi nel 2019 alla costruzione del primo impianto industriale della nuovissima tecnologia totalmente sviluppata nel centro ricerche di Ferrara per la produzione in questo caso invece di polietilene, l'Hyperzone. Unico impianto industriale al momento in America, lo startup è in corso. Ovviamente questo non è la fine, cosa c'è adesso in ballo? Sicuramente tutto quello che riguarda l'economia circolare. Non possiamo esimerci come produttori di polioolefine, non possiamo assolutamente esimerci dall'entrare in questo mondo, in questo concetto dell'economia circolare. Come è presente la Lion del Basel nel concetto di circolarità? Con essenzialmente due grandi progetti. Uno è il QCP, che è una joint venture 50-50 con una società francese, la Suez, per cercare di migliorare quello che è il riciclo meccanico. D'altra parte, cerchiamo di sviluppare, quindi è in fase di sviluppo, totalmente pensata e sviluppata a livello di impianto pilota nel centro ricerche qui di Ferrara, quello che è il riciclo molecolare, con la realizzazione per ora a livello di impianto pilota di una tecnologia che prende il nome di MoReTec, Molecular Recycling Technology. Questa era un po' una carrellata di quelli che sono gli ambiti in cui la Lion del Basel è presente. Entriamo un po' più nel dettaglio della società in Italia a Ferrara. Per quanto riguarda l'Italia, la Lion del Basel ha diversi siti. Iniziamo da quello più meridionale, a Brindisi, è un sito che presenta due impianti industriali di produzione polipropilene di due tecnologie differenti, lo Sferipol e lo Spherizone. Ferrara, che ha la caratteristica di essere un centro, un sito integrato, in quanto ha un centro ricerche, che è uno dei più grandi della Lion del Basel, due impianti per la produzione, anche in questo caso, di polipropilene, uno Sferipol e un Cataloi. Sempre nel centro di Ferrara abbiamo anche il più grande impianto per la produzione di catalizzatori. Dopo entreremo un po' più nel dettaglio. Sempre in Italia, la Lion del Basel, vanno ricordati anche altri due siti, Milano, che è essenzialmente un sito commerciale, e Gorla, un'acquisizione fatta un paio di anni fa, che è un sito nel milanese che si occupa essenzialmente di compound. Entrando invece nel vivo del sito di Ferrara, dicevo, è un sito integrato in quanto abbiamo sia la realtà della ricerca con questo grande centro ricerche R&D, sia la realtà della produzione. Questo è un grandissimo vantaggio in termini temporali, in quanto quando facciamo uno sviluppo di un catalizzatore o di un improvement di una delle tecnologie per la produzione di polipropilene, della quale abbiamo l'impianto industriale all'interno dello stesso sito, capirete bene che è molto più facile velocizzare quello che è l'eventuale test a livello industriale, quello che è lo scale up dall'impianto pilota all'impianto industriale. Cosa abbiamo nell'area della produzione? Ripeto, abbiamo due impianti per la produzione di polipropilene, lo Sferipol e il Cataloi, e abbiamo, e questo è ovviamente molto degno di nota, abbiamo il più grande sito per la produzione di catalizzatori. La Lion del Basel ha essenzialmente un impianto per la produzione di catalizzatori a Ferrara, l'altro sito è in America, ma soltanto quello di Ferrara è in grado di produrre tutto il portfolio di catalizzatori che vengono poi utilizzati nelle tecnologie della Lion del Basel. R&D è costituito da una moltitudine di laboratori, passando dal basic e fundamental, dove essenzialmente ricerchiamo nuovi catalizzatori che vengono prodotti su scala di micro o macro, per poi passare ai laboratori di analitica, ai laboratori ambientali e anche ai laboratori di caratterizzazione del prodotto. Cuore del centro ricerche sono gli impianti pilota, che sono una rappresentazione su scala inferiore delle tecnologie per la produzione di polioolefine, di tutte le tecnologie per la produzione di polioolefine che vedevamo nella slide, in una delle slide precedenti.
Come impianti pilota abbiamo anche un impianto per la produzione e il test di catalizzatori e supporti, e su scala pilota abbiamo anche una tecnologia di estrusione. L'estrusione è la parte finale di tutte le nostre tecnologie di produzione poliolefine. Ovviamente anche in questo caso necessitiamo della possibilità di testare nuovi assetti e nuovi setup. E per finire ovviamente l'ultimo nato come scala pilota, il Moretec. Cosa ruota intorno ad R&D e all'impianto industriale? Gli impianti industriali ruotano altri reparti, sicuramente HSE di grande supporto ad entrambe le aree, come HR e come communication. Una slide solo per darvi qualche indicazione sui numeri, mi concentrerei essenzialmente sulla torta centrale, quella che dà una percentuale dei laureati rispetto alle persone diplomate. Come vedete, la percentuale delle persone laureate, quindi uscenti all'università, è di circa il 25%, mentre il 66% è la percentuale delle persone diplomate. Questo perché? Perché la Lion del Basel ha una lunga storia, ci sono persone che hanno iniziato da noi subito dopo il diploma e sono ancora da noi, e per la qualifica dell'operatore di impianto è sufficiente il diploma di scuola superiore. Faccio solo un commento invece sull'ultima torta, quindi la percentuale tra uomini e donne: 28% delle dipendenti Lion del Basel nel sito di Ferrara è donna. E questo è un numero molto alto se confrontato a moltissime altre industrie, aziende del nostro calibro. Qualche dettaglio invece sui programmi di recruitment, che sicuramente vi interessano particolarmente. Allora, sono elencati praticamente quasi tutte in questa slide. Si parte da un programma che viene definito IEP. È un programma dedicato essenzialmente agli ingegneri chimici. Che cos'ha questo programma IEP di particolare? È un programma che richiede un'elevata flessibilità, in quanto il candidato prescelto verrebbe inserito in una rotazione tra siti industriali. Ogni 3 anni al candidato viene data la possibilità di ruotare tra diversi siti industriali per un massimo di anni pari a 9. E attualmente abbiamo tra le 6 e le 8 posizioni per quanto riguarda questo programma. Poi abbiamo il programma Business Graduate Program, riferito agli ingegneri industriali. È un profilo un po' più senior e in questo caso il candidato verrebbe inserito in quello che è l'organizzazione vendite. Per quanto riguarda invece i programmi degli ingegneri, abbiamo in R&D, ricerchiamo essenzialmente 3 tipologie di ingegneri: ingegneri chimici. Per questa figura al momento a Ferrara sono aperte 3 posizioni nel campo del process engineer o nel process design, quindi process engineer, quindi un ingegnere di processo che segue un impianto, una tecnologia esistente. Process design invece è l'ingegnere di processo che prepara tutto il materiale necessario per la realizzazione, la costruzione di un nuovo impianto della nostra tecnologia. C'è una posizione aperta poi anche per un ingegnere meccanico e una posizione aperta anche per un ingegnere elettrico e elettrotecnico. Per quanto riguarda i chimici, ricerchiamo in questo periodo, e ci sono circa 14 posizioni da ricoprire, dei bachelor in chimica o in chimica industriale. Questo programma è un po' particolare, in quanto l'idea è quello di inserire questi 14 candidati per un anno in un reparto operativo, quindi su turni. 3 turni. Dopo questo anno di turnazione, i candidati verrebbero inseriti in un programma interno di recruitment, in modo tale da poter verificare di poter trasformare il loro contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.
Questa slide è un po' una ripetizione di quello che dicevo invece prima del programma IEP, che è il programma un po' più particolare di quelli attualmente in essere nei nostri programmi di recruitment, proprio perché ha questa caratteristica di turnazione ogni 3 anni tra siti produttivi differenti. Come vedete sotto ci sono elencate, nei bullet sotto ci sono elencate le caratteristiche che vengono richieste ai candidati che vengono ricercati per questa posizione. Sicuramente la lingua inglese è un must per questo tipo di figura, ma in realtà per un'azienda come la nostra, che ha sedi sparse per il mondo, è un must un po' per tutte le posizioni. Abbiamo deciso di aggiungere alla fine della presentazione una slide esemplificativa che elenchi tutte le posizioni in cui un chimico, un laureato in chimico, possa trovare impiego in un'azienda come la nostra, perché girando per le università ci siamo resi conto che mentre poteva essere un po' più facile capire dove poteva essere inserito un ingegnere chimico, molte volte ci veniva chiesto quali erano i ruoli di un chimico e sono tantissimi. Passiamo da quella che è la ricerca di base per lo studio e la sintesi di nuovi catalizzatori, passiamo per lo sviluppo prodotti, quindi il gruppo che sviluppa nuove strutture di prodotti che vengono poi analizzati nei laboratori di controllo qualità o nei laboratori di analitica. Il chimico può essere inserito anche nei gruppi del product safety, anche in un gruppo che viene chiamato ADTS, che è l'assistenza tecnica, quindi colleghi che supportano il cliente nelle applicazioni finali del nostro prodotto. Ovviamente dopo qualche anno di esperienza si può passare ad un ruolo, per esempio un ruolo commerciale, ovviamente anche ad un ruolo manageriale. Questa è l'ultima slide della mia presentazione, nella quale vi ricordo che per verificare tutti i job posting, quindi tutte le posizioni di lavoro attualmente aperte nel sito di Ferrara e non solo per la nostra azienda, potete visitare il sito alla voce Careers. E in calce alla slide trovate anche 2 email delle mie colleghe di HR, valentina.magnoni@liondelbasel.com e elisabetta.violi@liondelbasel.com, e potete utilizzare questi 2 indirizzi di posta elettronica per inviare il vostro curriculum o semplicemente delle domande per i job posting aperti nel caso in cui vogliate applicarvi ad uno di questi. Io ho finito. Grazie Roberta per questo evento. Condividiamo anche questi contatti appena forniti, quindi l'area careers del sito, del vostro sito, e poi i contatti email delle colleghe. Ha una domanda, probabilmente è arrivata una risposta con l'ultima slide in parte, ma in parte no. La domanda di Fabio era questa: potrebbero esserci opportunità di impiego nella vostra azienda nell'ambito della sicurezza sul lavoro? Ora, nell'ultima slide si parlava di chimici, però potrebbero esserci forse altri sviluppi, quindi riporto lo stesso la domanda di Fabio. Sì, allora, nel mondo di HSE, che è uno dei reparti più corposi perché deve dare supporto a entrambe le aree, quindi sia l'area di ricerca che l'area di produzione, normalmente inseriamo ingegneri chimici, normalmente. Nulla però vieta, attualmente non ci sono posizioni aperte in quell'area, perché stiamo cercando sia chimici che ingegneri chimici in altre aree, ma qualora si avesse questo desiderio di applicarsi per una posizione del genere, nel momento in cui si manda il curriculum, suggerisco di sottolineare questo, diciamo, desiderato. Perfetto, quindi in generale in chiusura il suggerimento che possiamo dare di nuovo e confermarlo è andare sul sito www.lyb.com, andare sull'area dedicata a careers, quindi alle opportunità di lavoro all'interno dell'azienda, e poi da qui candidarsi oppure andare a verificare di tanto in tanto le opportunità disponibili. Sì. Grazie, allora questo direi
tutto per oggi. Grazie Roberta per la presenza Grazie. al Career Agency. Grazie. Buonasera, grazie. A questo punto, con la conclusione di questa presentazione, che era l'ultima di fatto di questa giornata del Career Day, la seconda per questo Career Day Unife On Air, l'appuntamento sarà sicuramente ripetuto, si vedrà in base in quali modalità in futuro. Intanto grazie per essere stati con noi nella giornata di oggi con le aziende e anche ieri nella prima giornata dedicata ai momenti di formazione. Grazie a tutti, alla prossima e buon proseguimento.